Sì, sono il dottor Cannarozzo che da molti anni si dedica alla laser terapia in dermatologia. L'intervento di cui parliamo oggi è un intervento fatto con un laser chirurgico, un laser CO2, in una dermatosi facciale molto complessa che è appunto il rinofima. Il rinofima è una complicanza della rosacea, colpisce fondamentalmente il sesso maschile. E ne esistono forme minor e forme minor, quella deformità della piramide nasale può essere sfumato oppure estremamente evidente, come nel caso abbiamo trattato oggi. Questa deformità della piramide nasale interessa soprattutto, dicevo, il sesso maschile, l'età è medio adulta, insomma, diciamo, metà intorno dai 55 anni in poi, i casi più frequenti riguardano comunque persone di 60-70 anni, soprattutto maschi. E rappresenta una situazione estetica piuttosto importante per i rapporti sociali, in quanto questa deformità è veramente notevole, in alcuni casi associata anche a un rossore di fondo, insomma, per cui anche in letteratura spesso sono stati riportati, dipinti anche, ritratti, situazioni appunto di rinofima. E ovviamente le soluzioni fino adesso non erano brillanti o non veniva gestito. Risponde poco alle terapie mediche e la stessa terapia chirurgica non era libera da esiti cicatriziali importanti. Con la laser terapia chirurgica che è in grado di vaporizzare questo tessuto esuberante, questa iperplasia sebacea che si organizza a volte anche in formazioni nodulari importanti, si riesce a asportare il tessuto in eccesso, badando bene di non andare oltre una certa profondità, altrimenti si rischiano ovviamente esiti di tipo cicatriziale. L'intervento è complesso, si usano potenze variabili che cambiano in watt durante tutta la durata dell'intervento, nelle fasi iniziali potenze più alte, nelle fasi finali potenze estremamente basse, per dare proprio la forma normale della piramide nasale che riprende quindi, che si reinserisce nel volto come era, diciamo, questo naso, come era un tempo. Quindi non può essere ridotto, o non è un intervento, diciamo, di rinoplastica classica, non si toccano le ossa, ovviamente non si tocca la cartilagine, ma si agisce soltanto sull'iperplasia sebacea. Quando questa viene rimossa non si può andare oltre, altrimenti si rischiano esiti di tipo cicatriziale. Quindi in alcuni casi di rinofima maior cambia proprio la forma, in alcuni casi meno, il naso riassume una texture più normale, e viene lievemente modificato e riprende l'aspetto che aveva precedentemente. L'intervento è piuttosto lungo, è consigliabile farlo in un'unica seduta, che può essere anche particolarmente lunga, durare anche 3-4 ore. Per cui l'importanza della sedazione o di coltivo, diciamo, di anestesia sia per il dolore sia per lo stato di coscienza è importante, ne ha parlato prima il collega che segue sempre i miei interventi come anestesista. È importante gestire anche la fase post-operatoria, in quanto non devono formarsi croste, la lesione è suda, quindi va pulita quotidianamente, 2 o 3 volte al giorno, attraverso l'applicazione di unguenti e successivamente ad ogni medicazione è molto importante fare una detersione. Il sanguinamento può essere variamente presente, si fanno sospendere anche particolari terapie anticoagulanti 2 o 3 giorni prima dell'intervento per non trovarsi di fronte a sanguinamenti eccessivi e se il post-operatorio è ben gestito, la riepitelizzazione avviene nel giro di 15-20 giorni, persiste un eritema, un arrossamento della piramide nasale che si risolve comunque nel giro di 40-50 giorni. La terapia comprende anche ovviamente una copertura antibiotica perché la ferita è importante, è vasta la zona del naso ovviamente che viene vaporizzata, particolare attenzione deve essere prestata alla vaporizzazione della punta del naso, della parte inferiore e spesso il rinofima crea anche dei disturbi di ordine respiratorio in quanto questa iperplasia sebacea crea anche un certo restringimento in alcuni pazienti delle fosse nasali, delle narici e il rimodellamento della parte basale del naso e della narice è forse la parte, diciamo, più complessa e più difficile da fare. È un intervento e quindi interessa ovviamente il dermatologo, il chirurgo e quindi la manualità nell'utilizzo di questi sistemi laser è estremamente importante e dà veramente in questi casi risultati notevoli da un punto di vista estetico e funzionale.